Il torneo delle chiavi, svolto il 12 e 13 agosto scorso a Lucera nel Foggiano, non è un evento come tanti, guai a sottovalutarlo. È una ricorrenza che si rinnova anno dopo anno fra le diverse porte, o contrade, come volete chiamarla, che con impegno e abnegazione si cimentano in un evento storico per la città sviva. Quest'anno ancora di più senza la presenza dello storico direttore artistico Mosella Cava. La storica vittoria di Porta San Giacomo non è solo di valore, ma anche per il fatto che in piena pandemia si è fatto tutto e bene. Di non far annullare la 2 giorni di storia e tradizione. Il 12, la tradizionale sfilata storica all'interno dell'anfiteatro Augusteo di Lucera, ad accogliere i visitatori, ancelli popolani, nobili e militari. Poi il 13, il torneo delle 5 chiavi. Le 5 volte hanno gareggiato sfidandosi in giochi medievali. La Porta San Giacomo per la prima volta ha vinto l'evento e per Giovanni Turco è un risultato storico che è stato raggiunto grazie alla collaborazione di tutti, senza dimenticare il direttore artistico scomparso che rimane nel cuore di tutti ieri, oggi e per sempre. Cala il sipario sulla rassegna lucerina con la speranza di un ritorno ad una vita normale in questa città fra storia e tradizione secolare. Mimmo Siena, World News 24.